piccolezze, ovviamente. Detto ciò, siamo arrivati a casa di Aerith. Vediamo già sullo sfondo una cosa importantissima, ovvero una boccetta che contiene un etere fondamentale e la materia altruismo. La materia altruismo sarà importantissima in questa fase del gioco perché innanzitutto spostiamo Aerith davanti, ma sarà importantissima questa materia perché non fa altro che essere la materia cover, ovvero la materia altruismo, ovvero prendere danni, vedete, permette di proteggere gli alleati. Sarà molto importante avere questa materia attiva per il farming che si dovrebbe fare in questa zona di gioco, che io ho già fatto e che appunto vi risparmierò, perché si ha la possibilità di sfruttare il potenziale nascosto di Aerith. Il potenziale nascosto di Aerith sta nella sua limit di livello 2. Quindi per sbloccare la limite di livello 2 sarà importante far eliminare nemici ad Aerith e sarà anche importante utilizzare le sue limit. Per utilizzare le limit ovviamente bisogna farsi colpire perché bisogna ricaricare la barra. In questo caso la materia altruismo ci aiuta perché ci permetterà di far colpire Aerith più volte e quindi di conseguenza ripristinare subito la sua barra del limit. Ok? Avete capito cosa ho intenzione di fare? Ok, ve lo spiegherò meglio più tardi. Detto ciò, possiamo andare avanti in questa fase. Esatto, diventa uno Zack parte seconda, esattamente. Mamma, sono tornato. Sono tornata. Lui è Cloud, la mia guardia del corpo. Guardia del corpo? Sono venuti a cercarti di nuovo? Stai bene, non sei ferita, vero? Sto bene, c'era Cloud con me. Grazie, Cloud. Allora, cosa farai adesso? È molto lontano il settore 7? Devo andare al bar di Tifa, il settimo cielo. Tifa è una ragazza? Sì. La tua ragazza? Cioè, proprio lei è sfacciata in una maniera assurda. Cioè, è pazzesco come Aerith sia letteralmente sfacciata nei confronti di Cloud. È un qualcosa di pazzesco. Mi ha sempre messo a disagio una cosa del genere. Perché, cioè, a me piace comunque la ragazza un po' aggressiva, che ti fa notare l'interesse. Però così sfacciata, un pochettino mi metto in soggezione. E quindi, cioè, io stesso entro in soggezione con Aerith, che già mi fa queste domande così personali. In questo caso, ovviamente dobbiamo far scendere l'interesse di Aerith e quindi dobbiamo rispondere già. È vero che aumenteremo i punti di Tifa, ma di conseguenza Tifa parte con un, diciamo che parte con un punteggio più basso, quindi aumentare Tifa per far scendere Aerith è il compromesso migliore. Bene. Ma lascia stare. Hai detto il settore 7, giusto? Ti ci porterò io. Non dire sciocchezze, vuoi metterti di nuovo in pericolo? Ci sono abituata. Abituata? E comunque, farmi aiutare da una ragazza... Una ragazza? Che vorresti dire? E ti aspetti che ti dia retta dopo quello che hai appena detto? Femministe, all'attacco! Goliardicamente, si scherza. Mamma, accompagno Cloud al settore 7. Torno più tardi. Ecco, sua mamma scende molto tranquilla. Oh cielo, e va bene, tanto sarebbe inutile discuterne, non mi ascolteresti. Ma se devi proprio, perché non andate domani? Ormai si è fatto tardi. Sì, hai ragione. Dai, vai a riposare adesso. Ed Aerith va a preparare le stanze per potersi riposare. A questo punto possiamo parlare con la madre. Quella luce nei tuoi occhi. Sei un soldier. Sì, o meglio, lo ero. Ormai fa parte del passato. Non so come dirtelo, ma potresti andartene stanotte senza dire nulla ad Aerith? Anche la madre comunque molto molto diretta, anche lei. Ok. Beh, il modello della mamma è rimasto cuboso, sì, ma non cuboso come quello originale, cioè almeno un'apparenza di 3D ce l'ha. E già su questo dobbiamo ringraziare comunque chi ha sviluppato le mod.
Almeno hanno delle parvenze umane, ecco, mettiamola così. Dobbiamo passare per il settore 6 per andare al settore 7. Ma va? È una zona un po' pericolosa, quindi riposati qui stanotte. Ok. Cloud? Buonanotte. E lei fa finta tipo di andarsene. Ok. Sono distrutto. Sei stanco, non è vero? Eh? Un letto come si deve. Ne è passato di tempo, eh? Immagino di sì. Cioè, Cloud sta parlando con se stesso, fondamentalmente. Ma noi non sappiamo ancora chi sia effettivamente questa voce all'interno della sua testa. In realtà sì, lo sappiamo. Da allora... Cielo, quanto sei cresciuto. Scommetto che ci sono un sacco di ragazze che ti ronzano intorno. Insomma, Cloud molto modesto, tra l'altro. Sono preoccupata per te. La città è piena di tentazioni. La tua povera mamma starebbe molto più tranquilla se ti sistemassi con una brava ragazza. Va bene. Che poi in realtà sarebbe stato tradotto not interested anche in questo caso. Un po' squall qua, Cloud. In questa fase sembra un po' squall, effettivamente. Per te ci vorrebbe una ragazza più grande che si prendesse cura di te. Gocha, sempre cercare la ragazza più grande, assolutamente. La penso come te. Sì, una cosa così sarebbe perfetta. Not interested, ecco. Non sono interessato. Guardate Aerith che nel frattempo è seduta sul letto e non riesce a dormire, talmente eccitata del fatto che comunque debba accompagnare Cloud al settore 6, praticamente non riesce a dormire. Devo essermi addormentato. Passare dal settore 6 per arrivare al settore 7. Ce la farò anche da solo. Ok. Cosa da prendere qui? Pozione e coda di fenice, no? Quindi Aerith ha fatto il pacchetto regalo, tipo, no? E a questo punto dobbiamo uscire. Cosa importante, non dobbiamo fare rumore. Perché se facessimo rumore, ovviamente Aerith ci scoprirebbe. Quindi non bisogna correre all'interno, ovviamente, della casa, ma bisogna camminare lentamente, così come sto facendo io. Se ovviamente dovessimo correre, Aerith ci scoprirebbe, ci direbbe di tornare a letto e dovremmo rifare praticamente tutto da capo. Boh, e così siamo usciti di casa. A questo punto andiamo via. E qui abbiamo fatto già praticamente tutto quello che dovevamo fare, per cui possiamo andare indietro. E ta-tan! Ce la ritroviamo praticamente davanti, tipo posto di blocco. Vedo che ti sei alzato presto. Guarda la testa. Hai detto che sarebbe stato pericoloso, non posso portarti con me. Hai finito? Cioè, Aerith comunque è bella decisa come raga, è bella aggressiva, eh. Nel remake l'hanno fatta un po' più tranquilla, in realtà. Se devo fare un confronto tra Final Fantasy VII e il remake, qui Aerith è molto più aggressiva nei confronti di Cloud, ma in generale nei confronti di tutti. Anche se poi Alone AB addirittura spacca la testa a un tizio random, però vabbè, lasciamo perdere quando ci sta. Dobbiamo attraversare i bassi fondi del settore 6 per andare al settimo cielo di Tifa. Ti farò da guida io. Avanti, andiamo. Ecco, e qui praticamente Aerith è già partita, proprio diretta. Ovviamente i comandi vocali non ci sono, ragazzi, perché quando faccio le run che poi pubblicherò comunque su YouTube, i comandi vocali li levo, quindi scusatemi, però voglio una cosa il più pulita possibile. Ecco, a questo punto devo aprire una parentesi perché all'interno di una perfect run da questo momento comincia il farming matto e disperato. È un farming che comunque darà delle ottime ricompense e darà la possibilità di sviluppare
i personaggi in maniera completamente rivoluzionaria. Per quanto riguarda il farming, io l'ho già fatto. Infatti, ecco perché vi ho detto che avremmo parlato dopo di quel salvataggio del gioco 2. Proprio perché io tutto quello che dovevo fare qua l'ho già fatto. Però la strategia, che ovviamente vi voglio spiegare, perché nell'eventualità voi vogliate emulare il mio discorso e ovviamente equipaggiare le bande di titanio a entrambi i nostri personaggi, e la cosa che bisogna fare è a Cloud dare la materia Omni e la materia Cura. Ad Aerith bisogna dare la materia Cover. Esatto, ho diversi salvataggi che mi permetteranno di accelerare queste parti di farming che farò io off camera. E ovviamente vi risparmierò in live per, diciamo, per una questione comunque di fruibilità del contenuto. E possiamo darle comunque anche le altre materie, in particolare quella ardente, che è molto importante, e quella e anche quella galvanica, volendo. Mentre invece a Cloud diamo quella glaciale, giusto per avere tutte le materie e permettere comunque di far apprendere e prendere AP alle nostre materie. Quindi ok? No, non le farò le live di farming, non vi risparmio ovviamente questa cosa. Ve la voglio risparmiare, ragazzi, ve la risparmio, giuro che ve la risparmio. A questo punto che cosa bisogna fare? Aerith, che possiede la materia di cover, avrà il 25% di possibilità di poter subire un attacco al posto di Cloud. Ed è molto importante questa cosa, perché subendo gli attacchi e mettendola in prima fila, la sua barra del limite si ricaricherà molto più in fretta. Ora, se vi faccio vedere come bisogna fare questa strategia, bisogna aspettare di trovare i quattro avversari, i quattro vermicelli che si possono trovare in quest'area di gioco. La Hell House ve la sconsiglio, eccola, infatti a me è spuntata la Hell House. Ve la sconsiglio perché la Hell House è vero che fa tanti danni, ma è un nemico singolo. E quindi se volete accelerare il processo di farming dove uccidete i nemici e utilizzate le ulti, è molto più conveniente trovare il gruppo da 4 di vermiciattoli che si possono trovare all'interno di quest'area. E adesso vi faccio vedere in che cosa consiste il farming che vi sto dicendo io. Giusto per farvi vedere la tecnica, così se la volete emulare potete farlo tranquillamente anche voi stessi. Nuovamente la Hell House, però, e che palle. La Hell House ha una percentuale di spawn molto più alta rispetto al gruppo di nemici, quindi è normale che potreste comunque perdere un po' di tempo per trovare i nemici giusti. È importante trovare i nemici giusti per un fattore di kill e per un fattore anche di farming. Ecco, in questo momento potete notare come la barra di Aerith, guardate quanto aumenta ogni volta che subisce un attacco. Vedete? Aerith si mette praticamente davanti a Cloud e subisce i danni. Il ruolo di Cloud in questo caso sarà solo quello di curare. Quindi se Aerith perde troppa vita, noi la dobbiamo curare. È vero che praticamente la limit di Aerith, la prima limit di Aerith, è vento guaritore. Quindi se abbiamo la possibilità di curarci in fretta, non sprecheremo neanche tante risorse. Vedete? Abbiamo la possibilità praticamente di ripristinare gli HP. Anche Cloud ha preso il limite ed è buono perché con raggio squarciante possiamo iniziare ad apprendere il secondo step della limit. Perché vi ricordo che i primi livelli si ottengono utilizzando tot volte le limit, mentre invece i secondi livelli di limit si ottengono eliminando nemici. Cioè il vostro personaggio deve eliminare più nemici contemporaneamente, o per meglio dire deve eliminare più nemici durante, diciamo, tutta la fase di gioco. In questo caso ovviamente Aerith, diciamo, è ottima perché comunque ci permette di curarci e ci permette di far accumulare la barra sia per l'uno che per l'altro. Ora in questo caso Aerith sta un po' rischiando effettivamente, quindi facciamo un'energia. Ecco, non vorrei che crepi. Poi rifacciamo la limit, ok? Rifacendo la limit più volte con Aerith, anche all'interno dello stesso combattimento, possiamo già sbloccare subito il suo livello 2. Sbloccare il suo livello 2 è importante,
non solo per una questione di praticità, ma perché il livello 2 di Aerith consente di sbloccare Fury Brand. La limit di Aerith Fury Brand è pazzesca. E sapete perché è pazzesca? Perché permette di ricaricare istantaneamente le limit dei nostri alleati. E questo sapete che vuol dire? Ovvero un farming assurdo di tutti i livelli del, diciamo, delle nostre limit. Ed è esattamente questo quello che io andrò a fare con i nostri personaggi. Infatti, ora che vi ho fatto vedere qual è la strategia per poter farmare le limit, ovviamente vi ricordo che dovete sconfiggere i nemici. Nel momento in cui voi scappate, perdete i progressi che avete fatto, ok? Quindi è fondamentale avere la possibilità di scappare. Cioè, dovete concludere la battaglia senza scappare. Io sono scappato, ma perché c'è un motivo. Voi invece non dovete scappare, ok? A questo punto, dato che io vi ho detto che... Allora, eccoci qua. Eccoci qua. Dovremmo esserci nuovamente online. Comunque, ho scoperto qual era stata la magagna. Sono stato tacchino io in questo caso. Perché non ho messo OBS in modalità amministratore. E quindi di conseguenza mi entra in conflitto con la mod di Final Fantasy VII. Quindi colpa mia in questo caso. Perché devo far partire OBS come amministratore. Facendolo partire dalla shortcut non mi parte come amministratore. Quindi diciamo che il problema per la prossima volta è risolto. Ok? Così, giusto per darvi questa notizia. Come potete vedere, io qui ho già un altro salvataggio. Salvataggio che permette di avere Cloud a livello 12. A livello 18, scusatemi, ed Aerith a livello 15. Però guardate il livello delle limit. Guardate il livello delle limit. I gil sono aumentati in maniera sproporzionata. Le ore ovviamente sono aumentate anche esse a livello sproporzionato. Ma la cosa più importante è vedere il livello delle limit. Cloud ha completato le limit. Perché la quarta limit si sblocca tra un bel po' di tempo. Ma veramente tra un bel po' di tempo. Quindi non c'è assolutamente problema di rushare. Ma Cloud ha già tutte le limit pronte. Mentre invece Aerith ha rispettivamente imparato il livello 1, ha completato il livello 1 e ha anche completato il livello 2. La limit fondamentale da sbloccare con Aerith per un buon farming delle limit di tutti i personaggi da questo momento in poi sarà questa: Marchio dell'Ira. Una volta presa Marchio dell'Ira, Aerith diventerà una bestia. Letteralmente una bestia. Marchio dell'Ira, esatto, fondamentalmente è la sua ex, ovvero Fury Brand in inglese, o comunque l'attacco tradotto è Fury Brand. Fury Brand è lo stesso concetto che è stato riportato poi successivamente su Final Fantasy VIII, con il discorso di Aura, ovvero la possibilità di poter spammare le limit senza una condizione ben precisa. Infatti, se leggete la descrizione di questa limit, che cosa ci dice? Riempie la barra limite degli altri alleati. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che Aerith, nel momento in cui ha la sua limit carica, potrà caricare istantaneamente tutte le altre limit. È una cosa fuori di testa, soprattutto perché i livelli 3 delle varie limit ci stanno un botto per caricarsi. Vi ricordo che per riempire la barra del limit bisogna subire tot HP di danno.
che vanno in percentuale, quindi bisogna subire all'inizio addirittura il 50-60%, poi si arriverà all'80%, addirittura in futuro per la limite di livello 4 bisognerà subire il 120% dei danni. Quindi vuol dire che noi dovremo comunque subire più danni di quanti in realtà ne possiamo contenere per caricare le limit. E questa è una cosa importantissima, perché giustamente tramite il marchio dell'ira però avremo la possibilità di poter apprendere tutti i livelli di limit per i nostri personaggi. Ed è la stessa identica cosa che farò poi alla fine di questa live, arrivati nella parte ovviamente decisiva, dove staccherò e dove comincerò il farming per conto mio, per poi rivederci la prossima settimana. Detto questo, e avendo fatto tutto il farming necessario per progredire nella storia, possiamo andare avanti. Le limit di livello 3 di Aerith le recupererò nella seconda parte di farming. Dato che nella seconda parte di farming non ci sarà soltanto Aerith, ma tornerà anche Tifa imparerà tutte le limit. E dove? Al cimitero dei treni. Il cimitero dei treni è uno dei luoghi più belli per quanto riguarda una perfect run, perché è pieno di segreti e pieno di trucchi che non vedo l'ora di potervi spiegare. Veramente non vedo l'ora di potervi spiegare. Ma per il momento andiamo avanti, dobbiamo andare avanti con la trama. Quindi attraversiamo tutta, ovviamente tutta la facciata, attraversiamo tutto il luogo. E adesso vi faccio vedere il risultato praticamente del mio training, il risultato del mio farming con praticamente Cloud ed Aerith, che sono delle bestie, proprio letteralmente sono delle bestie, sia dal punto di vista magico e anche dal punto di vista fisico, ovviamente, perché il punto di vista fisico conta. Guardate Aerith che leva 129, Cloud che leva sempre oltre i 100, questo anche grazie al farming che abbiamo fatto, ma ovviamente le cose cambieranno ben presto. Vi posso assicurare che le cose cambieranno ben presto. Allora, proseguiamo avanti con la trama, perché qui adesso possiamo letteralmente proseguire. Il cancello per il settore 7 si trova là in fondo. Capito. Beh, immagino che ci separiamo qui. Ce la farei a tornare indietro da sola? Che faresti se ti dicessi: oh no, non ce la farò mai? Ecco, qui praticamente la risposta è un altro dialogo che influenzerà il rapporto che ho con Aerith. In questo caso, se gli dicessi di andare al settore 7 insieme, aumenterebbe l'affinità, per cui l'accompagno a casa. Non sarebbe una cosa un po' sciocca? Sì, immagino di sì. Facciamo una pausa? Ecco, sì, dobbiamo fare una pausa. Va bene, facciamo una pausa. Come vuole lei, signorina. Quanti ricordi. Non riesco a credere che sia ancora qui. Questo ovviamente sono tutti riferimenti a vecchi capitoli o comunque capitoli di intermezzo che si accavallano con questo Final Fantasy VII. Cloud, vieni qua su. E poi Aerith è un po'... cioè, mi verrebbe da dire un aggettivo forse non troppo carino. Però sta portando Cloud praticamente nello stesso posto in cui... Vabbè, lasciamo stare. Che classe eri tu? Classe? La tua classe nei soldier? Ah, io ero... prima classe. C'è stato un piccolo cortocircuito. La stessa. La stessa di chi? Del mio primo amore. L'hanno tradotta del mio primo amore. Solitamente veniva tradotto del mio primo ragazzo. Addirittura. Invece qua questa traduzione l'ha cambiata nel mio primo amore, che è probabilmente la traduzione più corretta, effettivamente. Stavate insieme? Non proprio.
però mi piaceva. Tra l'altro, se notate, la mod che ho inserito mette anche dei suoni in sottofondo, tipo suoni di cantiere, suoni di lavori che si fanno all'interno di queste zone. Cioè, fighissima. Cioè, fighissima la realisticità con la quale ovviamente è stata implementata questa mod. Non proprio, però mi piaceva. Forse lo conosco. Come si chiama? Ormai non ha più importanza. Aia. Scaricato proprio così, diretto. Eh? Ma quella non è... Ti fa? La ragazza in quella carrozza era Tifa? Secondo te dove stava andando? E poi... Era vestita in modo strano. Oppelala! Aspetta! Vado da solo! Torno indietro! Quella è partita già, proprio... Sta correndo tipo... Così. Ok. E a questo punto entriamo nella parte più bella del remake, perché questa secondo me era la parte più bella, ciao Kairi, era la parte più bella del remake in assoluto, ovvero il Wall Market. Welcome to the Wall Market, una delle zone più belle che io abbia mai esplorato nel remake.